Da dove nasce l'idea di Toccami? Beh, questa è un'esposizione, una collettiva d'arte di giovani under 18, nata dalla volontà di vedere e di studiare il Covid, il periodo del lockdown, da una prospettiva diversa. E la prospettiva è quella di una mamma che vede di fatto i propri figli implodersi nel periodo di lockdown, quindi un periodo in cui tutti eravamo presi dai dati, dei contagi, dei morti quotidiani di fatto, e chi soffriva dentro ciascuna delle nostre case erano proprio i nostri figli e i preadolescenti soprattutto. Io l'ho vissuto in prima persona con i miei ragazzi, che fortunatamente hanno ripreso a rifiorire, e da qui è nata l'idea di guardare, di raccontare questo disagio dei giovani attraverso l'arte. Quindi ho coinvolto una squadra fantastica di under 18 che è nata dopo una lunga selezione durata quasi 9 mesi, grazie a un curatore giovanissimo, anche lui un palermitano under 18, un 17enne, Daniele Ficarra, amante dell'arte, con il quale abbiamo cominciato questo percorso simile proprio alla nascita di un figlio, un percorso durato 9 mesi. Dove abbiamo fatto prima una selezione degli artisti un po' in tutta Italia e poi ciascuno di loro ha cominciato a produrre un'opera che raccontasse il disagio intimo che ciascuno di loro aveva vissuto. Questa mostra è molto importante e l'idea di fare una collettiva è stata l'idea più giusta per esprimere quello che io e tanti giovani abbiamo vissuto in primis. Toccami, quindi proprio il bisogno di un contatto, il bisogno anche solo di un tocco, è stato per me, è stato, l'idea è venuta subito, questo nome, forse un po' provocatorio, ma necessario per esprimere quello che noi vogliamo farvi provare. Un quadro è anche esprimere emozioni. Sono curatore, ma non ho deciso le opere in base a quanto una persona fosse brava a livello tecnico, ma quanto esprimesse veramente nel profondo, quanto le opere dessero, quanto le opere dessero delle sensibilità, delle emozioni, perché secondo me l'arte è emozione, non è tecnica. Sono molto contenta che le mie opere siano state selezionate per far parte di questa bellissima mostra, un'iniziativa molto bella, soprattutto per noi giovani. Inoltre, un mio lavoro è stato scelto come copertina di questo evento e, diciamo, questa cosa mi mette molta felicità. Il periodo del lockdown l'ho vissuto molto amaramente, molto stare chiusi, diciamo, mette un po' di angoscia, però sono riuscita a esprimermi, almeno ci ho provato, a esprimermi tramite l'arte, tramite la pittura.